iniziato il match tra l'Italia e la Serbia, partita fondamentale ai fini della qualificazione alla fase successiva, questo campionato del mondo FIBA qui a Salonicco. Finisce qui il primo periodo di gioco con un risultato di 20-19 per la Serbia, un match importante per gli azzurri over 40 ai fini della qualificazione al passaggio successivo. Riccardo Esposito in lunetta ha subito un fallo antisportivo, 22-20, 9 primi e 34 secondi da giocare. Appena iniziato dunque il secondo periodo di gioco, Michele Bertinelli ha riportato in vantaggio prima e adesso Riccardo Esposito ha concretizzato i due liberi a disposizione. Michele adesso perde palla. Corvino per Capone. E ci siamo, bomba di Capone. Momento topico del match, 2 punti per Michele Bertinelli e l'Italia schizza in vantaggio 28-22, 8 primi e 13 da giocare. In questo secondo Valerio periodo Corvino in transizione, ecco l'Italia e tanti 2 punti, 30-22, Valerio Corvino. Ancora Capone, altri 3 punti per lui, altra bomba, è la terza consecutiva, Italia 36 che difende, Serbia 24 che attacca, quando mancano 5 primi e 40 alla fine del secondo periodo ancora di gioco. Claudio Capone. E altra bomba! Capone 40-26. Vantaggio massimo 14 punti. Italia. Ancora Claudio. Non va, rimbalzo dei serbi, punteggio 44-28, ultimi 3 giri di lancette prima della Donati, sirena di metà gara. Pino Corvo dall'altro lato, c'è Claudio Capone. Fallo subito da Maurizio Venturi che andrà in lunetta sul risultato di più 10 per l'Italia over 40, 44-34, 1-0-3. Ultimi 6 secondi con Longobardi che tenta il tiro e trova, è da 2. Finisce qui il secondo periodo di gioco, risultato 46 Italia, 39 Serbia, i nostri avversari hanno recuperato qualcosina nel finale, aspettiamo adesso l'inizio della terza frazione.